Torniamo in diretta, questa è Roma di Giorno, io sono Marco Napoleoni, sono le 13.29 di giovedì 29 aprile. Siamo ora in collegamento con Antonia Campanella, promotrice del comitato Donne in Gioco, che in questi momenti proprio sta raggiungendo Piazza Oderico da Pordenone, perché ci sarà una manifestazione che ha il titolo Non lasciate il Lazio alle mafie. Ma io vorrei chiedere direttamente a lei perché si sta recando in questa piazza e quali sono le richieste della realtà che rappresenta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono appena arrivata qui in piazza dove si terrà la manifestazione sotto il Palazzo del Consiglio regionale del Lazio. Sì. Siamo qui per richiedere un'abrogazione sulla legge regionale. Questa legge regionale riguarda il gioco pubblico e prevederebbe che ad agosto in tutte le sale dovrebbero ricollocarsi a 500 metri dei luoghi sensibili. Per luoghi sensibili si intendono chiese, ospedali, scuole. Da degli studi effettuati dall'Istituto Eurispes abbiamo evinto che in realtà non c'è modo di ricollocarsi. Questa legge ha un vero e proprio effetto espulsivo. Ma tra l'altro si tratterebbe di una legge che entrerebbe in vigore in formula retroattiva, quindi andando ad intaccare tutte quelle attività che hanno aperto ancor prima dell'esistenza stessa di questa legge. Ho capito, no? Per fare un'ipotesi, sì. Ecco, facciamo un'ipotesi concreta, un esempio che magari anche tu conosci di qualcuno che magari è o in affitto o è addirittura proprietario di un locale che magari si trova a 300-400 metri da una scuola e che magari l'ha comprato 20 anni fa, ecco. Certo, c'è chi in questo momento o è in affitto o ha comprato un locale o ha un mutuo in atto per quei locali. I nostri locali sono tutti locali che partono da una metratura minima di 100 metri quadri a salire. Ci sono degli investimenti ingenti in quelli che sono gli impianti non solo per la rete LAN, ma anche per tutto ciò che può essere zona fumatori, quindi aspiratori, cablaggi. Non è facile trasferirsi e oltretutto non sono previsti incentivi, indennizzi per la ricollocazione, ma il problema di base è che è impossibile ricollocarsi. Questa legge effettivamente, ripeto, ha un effetto espulsivo, non ha un minimo di ragionevolezza. È come se oggi io qui posso costruire la mia casa e quindi pensare di crearmi un futuro mattone dopo mattone, finché un giorno si sveglia qualcuno dopo tutte le autorizzazioni concesse e dice no, qui non puoi più vivere, non puoi più abitare. È la stessa cosa, ovviamente ha un peso diverso perché si tratta di lavoro, che è un diritto, che è la base per la sopravvivenza. Quindi non solo qui ci sono imprenditori che hanno investito in concessioni di monopolio di Stato, dando piena fiducia al governo centrale, ovviamente, che gestisce tutti i giochi. Oggi si ritrova con uno stato di ansia, di panico, dove tutto è incerto. Speriamo nel buon senso della Regione Lazio, così come c'è stato il buon senso nella Regione Puglia, che ha già trattato questa legge e ha fatto salve le sale che avevano aperto prima della legge, ha dato dei paletti giustamente solo per le nuove aperture. Sembrerebbe, no? Insomma, perché poi ovviamente che da adesso in poi magari si voglia tutelare soprattutto tutte quelle categorie, diciamo così, che possono essere un po' più a rischio, no? Perché comunque non mi sento comunque di poter dire che non sia una buona idea quella di allontanare queste sale dalle scuole, quantomeno, no? Però chiaramente questo ha senso se fatto da oggi in poi, cioè nel senso da domani tu esercente vuoi aprire, non lo so, un locale che prevede sale slot, un centro scommesse, qualsiasi altra cosa, e dici va bene, allora non lo fai a fianco alla scuola, punto. Non c'è altra possibilità. Se cerchi un locale lo cerchi lontano dalle scuole, come dicevi tu, dagli ospedali.
Però se io sono 30 anni che sono in un luogo e ho investito migliaia e migliaia di euro, decine di migliaia di euro, perché poi quando si apre un'attività queste sono l'ordine delle spese, no? Per quanto possa essere piccola, comunque come dicevi tu, tra impianti di aerazione, impianti elettrici e tutto quello che consegue, ovviamente si hanno spese molto ingenti. Non è che io tra... Ora non so la scadenza precisa della legge, cioè entro quanto voi dovreste lasciare i luoghi nei quali lavorate tutti i giorni, poi? Agosto di quest'anno, okay. Ma le volevo riprendere un passaggio, sì. Quello dei minori o dei soggetti più deboli. Innanzitutto nelle nostre sale c'è il divieto d'ingresso per i minori, quindi non è... Sì, sì, no, io parlavo però anche per... Insomma, anche io sono andato al liceo, per esempio, no? E c'è chi poi compie 18 anni e magari la mattina... quando entra a seconda ora, magari è comunque, a mio modo di vedere, almeno meglio tenerli più lontani possibili da alcuni luoghi. Però, come diceva lei, giustamente, è quello che anche ha fatto la Regione Puglia da adesso in poi. Cioè, nel senso, se io chiedo un'autorizzazione oggi, tu mi dai l'imposizione di non metterla a fianco ai luoghi sensibili. Se io sono 30 anni che sono già lì, se proprio vuoi spostarmi, mi devi mettere nelle condizioni di poter lasciare il luogo in cui ho investito, in cui ho lavorato. Magari c'è anche tutta una questione di fidelizzazione dei clienti, no? Perché di clienti poi parliamo, e quindi come dici giustamente tu, è qualcosa che mette in difficoltà moltissime famiglie, poi in realtà, in un periodo in cui diciamo così, reinventarsi o trovare un lavoro o trovare risorse da investire domani, vista la crisi che viviamo, non è poi così semplice, tra l'altro. Le nostre attività sono già al collasso, poiché siamo chiusi già da 12 mesi in un anno. E in tutto questo il governo ha fatto anche due aumenti di tassazione da chiusi. Ma come si evince anche dagli studi dell'Istituto Superiore di Sanità, il distanziometro non fungerebbe da deterrente per il gioco. Anzi, sarebbe... molto peggio per gli effetti che ne potrebbero scaturire. E non dimentichiamoci che c'è l'online ovunque e che nelle tabaccherie si dispensa a gioco, quindi è anche lì gioco compulsivo in alcuni casi. Detto questo, il distanziometro in realtà non è un deterrente, poiché la gente il gioco se lo andrebbe a cercare comunque. Potrebbe solo questo far nascere nuovamente il gioco illegale, che è quello che si sta evincendo in questo periodo con le sale chiuse. Infatti, dai controlli fatti dai monopoli, dalla finanza, si evince proprio un espandersi, un riemergersi dell'illegalità. E tutto ciò non fa che andare nelle tasche della criminalità organizzata, invece di fruire in quella che è un'economia sana, e quindi nelle casse dell'erario. Sì, purtroppo io non so se questa sia una necessaria conseguenza, e penso anzi che poi ci sono tutti i modi, insomma, per contrastare la criminalità, che non necessariamente, diciamo, purtroppo, anche se voi siete chiusi per forza, insomma, le persone, diciamo, tutto quello che voi perdete automaticamente passa nelle mani dell'illegalità. Però sicuramente il problema, insomma, che abbiamo capito che per voi è più importante, è quello di tutelare soprattutto i luoghi nei quali avete investito, nei quali lavorate. E quindi tra poco, ormai tra un'ora e mezza, ci sarà questa manifestazione, e noi qui a Roma di Giorno sicuramente continueremo a monitorare e ci risentiremo sicuramente anche da qui, per capire, insomma, l'evoluzione di questa situazione, che, ripeto, coinvolge poi moltissime famiglie, moltissime persone che hanno investito tanto nel loro lavoro e che adesso si trovano nell'incertezza più totale. Grazie mille per essere intervenuta, ad Antonia Campanella, che è la promotrice del Comitato Donne in Gioco. Grazie a voi, grazie per aver dato spazio a questa grande problematica che si sta vivendo, insieme a tutte le altre problematiche del contesto. Vi ringrazio moltissimo. Grazie a te, ci risentiamo presto, buona giornata. Grazie. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Roma di Giorno per celebrare la giornata mondiale della danza.